Programma gare molto interessante, partiamo dal 4 luglio su Boissano dove ci saranno alcune gare dedicate soprattutto al settore lanci. Abbiamo la fortuna di avere la conferma del miglior lanciatore di martello in questo momento in Italia, che è Marco Lingua. Lo scorso anno realizzò in questa occasione la miglior prestazione nazionale annuale, confidiamo che possa ripetere l'exploit. E il 5 ci spostiamo su Celle Ligure dove ritorniamo a distanza di un paio d'anni ad interventi manutentivi effettuati, una signora pista che sta tirando parecchio, nel senso che abbiamo ancora oggi molti contatti in piedi, diversi atleti di levatura internazionale da chiudere, ma già oggi possiamo dire che ci saranno eventi di assoluto livello, in particolar modo sulle gare di corsa veloce e sul mezzo fondo veloce sugli 800. L'obiettivo nato 18 anni fa del trofeo Insieme nello Sport Fondazione De Mari era quello non tanto dell'integrazione quanto della equiparazione, che è una cosa un po' diversa, tant'è vero che gli atleti in carrozzina che hanno sempre gareggiato a Celle lo hanno sempre fatto con disinvoltura assoluta, nel senso pronti a prendersi anche l'insulto quando erroneamente attraversavano la pedana del salto in lungo, e questa io la considero veramente una forma di equiparazione al 100%. L'evoluzione ulteriore è che avremo in gara per le due manifestazioni in carrozzina, i 100 e i 400, Michele Briano, che è stato il promotore di questa iniziativa 18 anni fa, che ritorna alle gare di atletica dopo alcuni anni di assenza. E vicino a lui avremo alcune medaglie d'oro delle Paralimpiadi di Rio, che gareggeranno con gli atleti normodotati, sono atleti che hanno protesi. Sono atleti sudafricani che hanno appunto vinto l'oro a Rio e che vengono a Celle a cercare di migliorare i loro primati personali. È il 29esimo anno che stiamo facendo il meeting Arcobaleno, un'importante manifestazione sportiva dal punto di vista dell'atletica leggera, quest'anno su Celle, perché abbiamo compiuto un importante progetto sull'impianto, un restyling completo dai campi da calcio, quindi abbiamo eseguito un rifacimento totale del campo da calcio a 11 in sintetico, un campo a 7 in sintetico e la pista in seminato con materiali di ultima generazione, e sono soddisfatto di questo traguardo perché insieme al comune di Varazze abbiamo realizzato questo importante impianto per i cittadini, per i giovani, perché lo sport ci deve essere frequentato da loro. La pista è veramente un gioiello, insomma, Meeting Arcobaleno non è soltanto agonismo, non è soltanto le due giornate dei confronti in pista, ma è molto di più, sport e turismo e attenzione ai giovani. Esattamente. Con il progetto Meeting Arcobaleno, che tra l'altro è inserito nel circuito FIDAL e IAP, Europe Athletism Promotion, dà la possibilità di far venire degli atleti dalla parte del nord Europa sul nostro impianto, e sicuramente ci sarà la possibilità di far lavorare quelle strutture ricettive che ad oggi nei momenti morti non lavorano, quindi turismo sportivo, quindi Liguria, quindi futuro. Il Comune di Varazze, appunto Comune di Celle, hanno iniziato questo percorso di condivisione che parte sicuramente dall'immenso investimento che abbiamo fatto sull'impianto. E oggi per i comuni come noi, come Celle, riuscire a far fronte a delle spese, a delle situazioni da soli in autonomia non è più pensabile, visto le ristrettezze economiche, visto i vincoli, visto i problemi che ci sono. E quindi sicuramente l'investimento sull'impianto è la base di partenza per cosa? Per un futuro dove in manifestazioni come ad esempio il Meeting Arcobaleno, ma come anche abbiamo fatto in precedenza in campionati nazionali italiani di staffetta, i comuni collaboreranno, collaborano sempre in maniera più forte, e il Comune di Varazze non può non cogliere questa occasione di inserirsi in un circuito dove il Meeting Arcobaleno ormai è da 29 anni che viene svolto, ormai è consolidato, ha un nome, ha un'importanza, ha storicità, è conosciuto in tutta Europa, ha portato campioni di atletica nel passato a fare gara, a partecipare, ed è giusto quindi collaborare, è giusto avere sinergie ed è giusto, ripeto, per il Comune di Varazze anche sfruttare queste occasioni che vengono, e noi siamo stati bravi e pronti a collaborare con il Comune di Celle e andare avanti. L'impianto è stato rinnovato completamente, abbiamo una pista
direi la migliore che oggi si può presentare in Liguria, e ci aspettiamo molto perché abbiamo sicuramente la presenza di atleti di alto livello provenienti da 12 nazioni, e anche a livello italiano sicuramente avremo, non possiamo ancora confermare, pensiamo, qualche sorpresa da presentare al nostro pubblico. Una pista tutta nuova, molto performante, è in realtà un messaggio più che per il presente, per il futuro del meeting e di tutta l'atletica di Celle e Ligure. Sì, è un impianto rifatto, è stato rifatto il campo, un campo di calcio in sintetico, e questo ha comportato, attraverso l'unificazione, diciamo, dei contributi da parte sia del comune di Celle che del comune di Varazze, che anche sul campo di calcio è molto utilizzato perché abbiamo la presenza di 12 squadre che utilizzano il campo. Per quanto riguarda l'atletica, sia l'atletica Celle che l'atletica Varazze che l'atletica Arcobaleno hanno, diciamo, la frequentazione di circa 150 atleti nell'arco di una settimana, diciamo. Quindi è un vero piacere essere presenti sul campo e vedere tutti questi giovani che utilizzano l'impianto.